L'Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati e Confiscati ha assegnato alla Regione Toscana la tenuta di Suvignano in provincia di Siena, confiscata nel 2007, simbolo delle confische alle mafie. A darne notizia sono stati gli assessori alla Presidenza Vittorio Bugli e all'Agricoltura Marco Remaschi. Un'importantissima vittoria della legalità con il passaggio di quote sociali gratuito di Agricoltura Suvignano a Ente Terre Regionali Toscane, che gestirà il bene concordandone l'utilizzo con i comuni di Monteroni d'Arbia e Murlo. Ora insomma lo possiamo restituire a, come bene per tutta la popolazione, per la comunità toscana. Solo alcuni anni fa mi ricordo di aver partecipato per la regione a una manifestazione perché c'era il rischio addirittura che potesse andare al privato e quindi tornare anche in situazioni delicate. La Regione dovrà stilare ora un accordo per creare un tavolo di coordinamento per definire le linee guida di gestione della tenuta per i prossimi 10 anni insieme ai 2 comuni coinvolti. Sono oltre 700 ettari che vengono restituiti al territorio della Toscana nei comuni di Monteroni e di Murlo, un'azienda particolarmente vocata all'agricoltura e anche alla recettività, nella quale noi ci impegneremo per poter fare alcuni investimenti e poi per poter fare dei bandi di comune accordo con le istituzioni locali affinché il mondo dell'imprenditoria locale possa effettivamente valorizzare al massimo questo bene. Grande soddisfazione per il risultato raggiunto a Suvignano è stata espressa dai comuni su cui si sviluppa la tenuta. Ecco, oggi con questo passaggio noi, mi sento di dire, che ricuciamo questa profonda ferita della nostra realtà e lanciamo a tutti un monito che nessun territorio è esente da questo tipo di infiltrazioni. Per questo oggi ci aspettiamo di dare vita ad un nuovo percorso che metta al centro il rilancio dell'azienda agricola Suvignano in termini di opportunità anche dal punto di vista occupazionale, imprenditoriale, per quello che è lo sviluppo della parte agricola di questa importante azienda che anche dal punto di vista dimensionale è appunto un appezzamento importante per le nostre realtà e ovviamente un luogo dove si possa approfondire, studiare e condividere il tema della legalità e la battaglia alle mafie.